Di paure ne ho provate davvero tante. Ricordo ancora il giorno in cui alcuni fascisti fecero irruzione in casa nostra. In quel momento in casa ospitavamo 13 partigiani e non mi sentivo affatto tranquilla. Ai primi spari i partigiani fuggirono e mio cugino andò con loro, mentre i soldati li inseguivano. Fu un momento di grande terrore. Cominciarono a spargere paglia attorno alla casa e quindi appiccarono fuoco. Io e mia sorella fummo sorprese nella stanza da letto, minacciate di essere bruciate vive. Riuscimmo ad uscire, correndo da nostra madre, quando la casa crollò, distrutta dalle fiamme. Quando i fascisti se ne andarono, portarono con loro mio cugino, dopo averlo costretto a scavare la propria fossa. Lo uccisero il 30 di dicembre, aveva solo 22 anni.